che per te, Francesco Damiani? Beh, io partirei studiando l'avversario, vedendo un po' senza buttarsi all'arrembaggio. Prima ripresa, campionato del mondo dei medio massimi in versione WBA, titola di interim. Poi vedremo. Sul ring sono il nostro Silvio Branco con quelle code gialle dorate sui calzoncini rossi, completo rosso, invece per il portoricano Manny Sciacca, il cosfidante. Beh, hanno un segno quei pantaloncini, il gladiatore, sì. Certo, certo. Va subito in avanti e Manny Sciacca, avete visto che Branco lo tiene con il sinistro, non è proprio ortodosso, però poi sì, prova a lavorare sotto. Beh, non è certo facile trovare degli avversari così alti con un allungo superiore, quindi è Sciacca che si deve prendere qualche, e deve correre, quindi prendere qualche rischio. Sì. Cosa deve fare Giovanni? Ma io dico che Branco dovrebbe muoversi molto sulle gambe e incominciare a giocare un pochino, a prendere confidenza, così almeno alleggerisce la tensione. Sì, penso che è cominciato un po' teso, comunque questo è normale, le prime riprese. Sì, comunque ha cercato, quando l'avversario accorcia la distanza, di mettere le mani dentro. Certo. Quindi non è che sia stato proprio inattivo e inoperoso. Gli ha messo anche due bei montanti. Quindi questo è sicuramente un buon segno. Soprattutto deve ricordarsi che al sinistro deve accoppiare il destro. Con varie combinazioni, insomma, sì, ha le possibilità di farlo. E il pugile portoricano attende l'attacco del pugile italiano. Aveva iniziato portandosi subito in avanti, invece adesso sì, un attimino l'aspetta. Perché lo ha toccato con un montante destro. Lavora con il sinistro Silvio Branco, fa le smorfie il pugile portoricano, non so se sia per invitarlo, sì, magari per provocarlo, cioè vuole l'attacco per intenditore. No, lui vuole l'attacco per colpire d'incontro? Sì, ce lo sta cercando di invitare per colpirlo, sì. 10 secondi. E questa è comunque una ripresa, davvero questa è proprio di studio. E tocca in uscita con il sinistro, ma c'è la replica di Branco e i due non sentono. I due non sentono il gong, c'è uno che non deve starci che ha lanciato una bottiglia piena d'acqua. Ma che stiamo scherzando? Ma chi è questo? Ma che stiamo scherzando? Uno da qualche altra parte. Ma no, ma che stiamo scherzando? Ma chi è questo? Qui vediamo che c'è stato un po' di trafuglio e questo tifoso da sotto. Sì. Beh, c'è un po' di tensione, in effetti c'è da dire che i due pugili, in particolare Sciacca, non ha sentito il suono del gong e quindi ha continuato a colpire, ma uno sconsiderato sotto ring ha preso una bottiglia d'acqua con dell'acqua dentro e l'ha lanciata contro i due pugili. Ma vediamo che Salvatore Cherchi ed altri provano a allontanarlo, ma è una cosa assolutamente vergognosa. È un po' difficile, poi all'angolo si uniscono un pochino tutti e... Beh, delle volte succede, uno non sente un gong, quante volte ecco succede. rivediamoci, la regia ce lo propone. Qui già il gong è suonato. Lui assalta, vedete, guardate questa bottiglia d'acqua che parte, ma non è possibile, ma c'è la security, la bandiera, la maglia tricolore, non deve essere offesa con un gesto così sconsiderato. No, non si dovrebbe fare. Assolutamente. E vediamo che l'arbitro sta parlando
hanno dato uno stop di tempo, sì. Probabilmente stanno pulendo il ring dall'acqua. Sì, qui è tutto bagnato, quindi... Beh, è chiaro che la security adesso si è avvicinata un po' di più e quindi dall'angolo sono stati allontanati quelli che non c'entrano niente. Possiamo riparlare di pugilato perché qui alla Vigorelli di Milano sta per iniziare la seconda ripresa del confronto fra Silvio Branco e Manny Sciacca. In palio c'è il titolo di campione del mondo dei medio massimi nella versione WBA. Giustamente Sciacca viene invitato a ritornare al suo angolo, il suono del gong lo deve aspettare lì e inizia anche il round. E anche Sciacca accenna qualche movimento, andamento scivoloso sul tappeto che in ogni caso ha condizionato e condiziona l'andamento del match. E vedete che qui scivola e anche lui evidentemente ha dei problemi grossi, non c'è la pece per aiutare in qualche modo il pugile portoricano, però dobbiamo dire che in quell'occasione non è la pece, qui è l'acqua forse, ce n'è tanta, però scivola anche da un'altra parte, sì, sì. Lavora con il sinistro e poi tocca con il montante destro Silvio Branco, ancora Branco che tocca doppiando il colpo. L'intervento dell'arbitro Steve Smoger e poi lavora ancora con il sinistro, fa molto bene a lavorare con il sinistro e doppiare con il destro Silvio Branco, è molto determinato, poi l'avversario si aggrappa e Silvio Branco lo sospinge sull'angolo. Ci sono dei problemi grossi, è un attimino perplesso l'arbitro del confronto. Questa volta il montante parte troppo da lontano per arrivare a segno, però è importante e confortante, lo chiedo a Giovanni Parisi e Francesco Damiani, il fatto che Silvio Branco doppi sempre con il montante. Sì, certo. Sta riuscendo a trovare un pochino la misura giusta sul passare delle riprese. Sciacca parte con due o tre colpi, viene avanti con due o tre colpi, lo attacca, lui è bravo a contrarlo, ecco, e poi dovrebbe riprenderlo. Questo sta sfruttando molto il suo montante destro, ma forse non è il colpo proprio. Sì, però è il colpo che riesce ad entrare, dobbiamo dire che è il colpo con il quale riesce ad entrare. Ancora non è un colpo efficace, non è un colpo potente, deciso, però riesce a metterli. Sì, no, dovrebbe doppiare un pochino anche col sinistro. Dopo il montante che dovrebbe arrivare al sinistro. Poi magari si piace trova il tempo. E comunque quando si va sulla corta distanza c'è il tentativo da parte del portoricano di addormentare lo scambio, quindi sa che nella corta distanza subito un paio di volte, come in questo frangente, la montante di Branco, che non è sempre portato in maniera corretta, perché quella mano sinistra che ferma la testa dell'avversario non è corretto, correttissimo. Però qui siamo in un campionato del mondo e tutto è concesso. Sì, poi su ring americani se ne vede anche di peggio. Arbitro americano, quindi lascia fare, come quando si parla del calcio, dice gli arbitri inglesi fanno giocare, insomma. E si conclude la seconda ripresa leggermente favorevole al pugile italiano. Silvio Branco. Ho sempre voluto costruire uno spazzolino da denti straordinario, poi l'illuminazione, il cuscinetto d'aria, uno spazzolino.